Il comune di Scoppito è uno dei primi comuni a dotarsi anche di questo servizio civile, ruolo importante che il CSV ha voluto dare ai comuni in questa occasione, in questi 41 progetti, eh, tutto questo poi nel vostro territorio ormai è una realtà ben consolidata che funziona bene. Sì, hai già ben detto tu, noi abbiamo di fatto consolidato una leadership, una partnership più che altro con il centro servizi di volontariato e siamo alla terza edizione. Siamo al terzo progetto di servizio civile che prende il nome di frazioni e itinerari di storia, che si muove un po' sulla falsariga dei precedenti progetti di servizio civile, ovvero valorizzazione del territorio montano, avendo noi una predisposizione fisiologica, avendo Monte Calvo alle spalle. Abbiamo deciso di investire sulla sentieristica perché riteniamo che il trekking, così come l'escursionismo, possano rappresentare delle forme di turismo, ma anche una consapevolezza rinnovata del rapporto dell'uomo nei confronti della natura. Per questo motivo che abbiamo deciso di come dire, improntare il servizio civile sulla valorizzazione del territorio montano, più che altro proprio per evitare che possa diventare il semplice ruolo all'interno del passacarte o del, del piantonare magari il ragazzo di fronte ad una fotocopia oppure delegandolo diciamo, con mansioni di basso livello. Noi invece abbiamo voluto dare un ruolo centrale ai giovani facendoli proprio lavorare nell'aria aperta, sulla montagna, investendo appunto sul territorio. Che cosa eh, di importante a noi ci ha portato? Il progetto Frazione Itinerari di Storia: che noi avremo dal mese prossimo quattro ragazzi che si muoveranno in sinergia insieme ad altri quattro ragazzi di Garanzia Giovani. Stesso bando che si muove sempre sulla falsa riga della valorizzazione del territorio montano. Per noi è fondamentale e sicuramente continueremo ad investire, nonostante poi ogni anno magari il lavoro che si farà sulla sentieristica sarà un lavoro di semplice manutenzione, perché diciamo che il lavoro eh, sulle fondamenta è stato fatto nel primo progetto, però cercheremo di lasciare sempre una percentuale ampia di intervento sulla sentieristica proprio per far sì, diciamo che non venga trascurato il lavoro fatto durante il primo progetto. Poi è chiaro che ci sarà anche una gran parte di promozione culturale, con eventi, giornate ecologiche, insomma, il tutto però ecco, si svolgerà non all'interno di quattro mura, bensì all'esterno.